In questa epidemia, buonasera, il professor Prodi è sempre con noi, anche Marco Travaglio, so che è una serata particolare, quindi i direttori di giornale andranno e torneranno al nostro studio. Marco Travaglio, ci dici quando vuoi andare o puoi anche andare via all'inglese, come si dice, e intanto cerchiamo di capire dalla professoressa Capua in che momento siamo. Cartello 20, questa è la situazione di oggi, tornano a salire i morti e i ricoverati, diminuiscono le terapie intensive. Lei come interpreta questo dato? Interpreto il dato come, diciamo, interpreto il dato del resto d'Europa, nel senso che stiamo pagando il conto di quello che abbiamo fatto nei mesi precedenti, cioè quello che succede da noi non succede solo da noi, vediamo, diciamo, questo movimento altalenante, no? Però insomma sono sempre numeri molto molto alti e non sono solo numeri del nostro paese, ci sono altri paesi che stanno andando peggio. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo tenere gli argini, cioè a questo punto non possiamo pensare di perdere l'attenzione e dobbiamo continuare a fare le cose che sappiamo di dover fare, perché siamo vicini. Allora, siamo vicini, professoressa, è cominciata la campagna di vaccinazione. Mi ferma alla sua frase, probabilmente la frase chiave. Dobbiamo, diciamo, non stancarci. Lei più volte nel corso dei nostri incontri ha parlato di una pandemia in fatica. Ora vedremo se questa abitudine, questo stress che dà il convivere con una pandemia e fa abbassare le difese, vedremo se sta prendendo anche la classe dirigente, ma non lo chiedo a lei questo. A lei le chiedo, seconda ondata, terza ondata, un rilassamento generale, cosa teme di più ed è preoccupata? Io sono preoccupata perché siamo tutti sfiniti, sono sfiniti i medici, sono sfiniti gli infermieri, sono sfinite le persone che devono prendere le decisioni. Il capo del comitato di crisi del Belgio si è dimesso qualche giorno fa, perché in Belgio le cose sono andate molto male, in Belgio hanno avuto, insomma, molti molti morti, hanno avuto una situazione, insomma, forse fra le più brutte, fra i paesi che hanno implementato determinate misure, il Belgio è quello che forse ha pagato il conto maggiore, e quindi bisogna anche rendersi conto che questa è un'emergenza straordinaria ed eccezionale anche su le persone che devono, diciamo, gestire queste emergenze. Quindi, a mio avviso, non bisogna aver paura di dire non ce la faccio più, perché se non ce la fai più fai danni. E quindi ci sono due bisogna aspetti. Assolutamente. Professoressa, ci sono due aspetti. Non ce la faccio più dei medici, cosa può comportare, e non ce la faccio più dei cittadini che tra l'altro devono seguire regole che cambiano con una velocità che francamente è difficile sapere se domani potremo andare al bar dopo le 18 oppure no, perché uno non se lo ricorda se è giallo, se è arancione, se rischia l'arancione, se rischia di tornare al rosso, è difficile seguire tutto questo. Allora, cosa succede se la fatigue prende i medici, cosa succede se prende i cittadini? Ecco, diciamo che queste due cose vanno insieme, no? Perché i cittadini, dimenticandosi o essendo smarriti rispetto a quello che sono le regole, rischiano di alimentare il contagio che poi dopo ricade sulle spalle delle strutture sanitarie. Quindi io credo che veramente, questo lo abbiamo detto sempre, cioè che dalla pandemia non si uscirà con i governanti, cioè nessun paese, tranne la Nuova Zelanda, che voglio dire è un paese che ha delle caratteristiche abbastanza peculiari, e aggiungo alcuni paesi asiatici, il Vietnam, la Corea del Sud, perché? Perché loro hanno fatto palestra in passato per questo tipo di epidemie. Tutti i paesi ne stanno soffrendo e noi dobbiamo, ripeto, veramente tenere gli argini, lo sappiamo cosa dobbiamo fare e cosa non dobbiamo fare, lo diciamo da mesi. Siamo arrivati, però non perdiamo in questo momento la lucidità. Ecco, vediamo a che cosa siamo arrivati, poi naturalmente al professor Prodi, che conosce bene l'Estremo Oriente, chiederemo anche di come loro l'hanno affrontato, ma professoressa Capua, a che cosa siamo arrivati? Siamo arrivati a che si inizi a fare i vaccini, però cartello 21, ci levi un dubbio intanto,
Ma queste varianti di cui si parla mettono a rischio qualcosa? Ora il cartello 21, eccole qua, ce le fa vedere. Le più note sono queste, sono tre. Sono quella brasiliana, quella della Gran Bretagna, l'altra bandiera non la riconosco, immagino sia il Sudafrica. Sudafrica. Ecco, Sudafrica. Identificate in diversi paesi, ognuna più mutazioni, si ritiene siano più contagiose. Che vuol dire più contagiose, più letali, più pericolose, che non rientrano nei vaccini che stiamo per fare? No, no, allora, ha messo insieme tre cose che proprio non ci stanno. Allora, più contagioso vuol dire più trasmissibile, quindi okay. Che diciamo, facciamo così un piccolo esempio, no? Abbiamo imparato a questo indice di trasmissione R, diciamo che il coronavirus tradizionale ha un indice di trasmissione X, il coronavirus mutato ha un indice di trasmissione X più qualcosa. Vorrei dire che molte delle prove che si stanno facendo sono prove che si stanno facendo in laboratorio e quindi veramente queste informazioni su il reale, diciamo, potenziale di maggiore trasmissibilità vanno prese con le molle. Vi è sicuramente una situazione di preoccupazione, soprattutto in Gran Bretagna, per questa diffusione di questa variante. Lei ha detto sono più letali, pericolose. Allora, letali vuol dire che provocano più morte e questo non è riportato in nessuno dei dati che abbiamo visto, quindi assolutamente per adesso no. Se non nel fatto, professoressa, anche... mi perdoni, se non nel fatto che comunicandosi più velocemente coinvolge più persone, quindi fa salire il numero assoluto, diciamo, dei decessi. Esatto, esatto. E l'ultima cosa che volevo dire è che i vaccini che codificano, cioè diciamo rispondono alla proteina esterna, sono dei vaccini che proteggono, perché la faccia esterna del virus da queste mutazioni non è stato toccato. Quindi, anzi, vi dirò di più, che anche qualora fosse che diciamo il virus si modificasse, con la tecnologia che abbiamo oggi si fa così e si produce un'altra sequenza di mRNA che è come è un link, no? E quindi si possono aggiornare molto più semplicemente degli altri. Quindi mi perdoni, professoressa, possono aggiornare i vaccini? È certo che si possono aggiornare, nel senso che anche come si fa con l'influenza, no? Ogni anno vi è un vaccino che è aggiornato con le varianti dominanti. È esattamente quello che sta succedendo adesso con il Covid. Perfetto, la professoressa ci spiega. Non c'è bisogno. Ecco, ci spiega di sempre aggiornarli. Tutto. In questa, con questa sua chiarezza esterno. E concretezza tipica un po' dell'Italia, un po' degli Stati Uniti. Allora, immunità di gregge, cartello 33, iniziamo i vaccini perché puntiamo a vaccinare 42 milioni di persone, il 70% della popolazione, il che vuol dire che con 300.000 al giorno finiamo a settembre, il ritmo attuale è di 60.000 al giorno. Diceva Travaglio, siamo partiti però bene perché confrontandoci col resto d'Europa non siamo messi male, ma io le faccio una domanda semplice. Ci sono almeno tre tipi di vaccini, no? Due sicuramente, ora ne sta arrivando un terzo, poi ne arriverà un quarto. Io non ho capito se tutti hanno la stessa efficacia e non ho capito se quando toccherà a me o a mio caro mi toccherà il vaccino buono o quello meno buono. E se ci sono degli italiani più fortunati che avranno quello buono che copre il 90% e degli italiani meno fortunati che hanno una copertura magari del 60%. Allora, rispondo alla prima domanda e rispondo a questa, diciamo, campagna, alle sue domande sulla campagna di vaccinazione, che è un esercizio straordinario, cioè è la prima volta nella storia, no? Che avviene una cosa del genere. Allora, noi dobbiamo vaccinare 42 milioni di persone, dobbiamo però prima di tutto vaccinare determinate categorie, uno i medici che sta già avvenendo e due le persone che sono più a rischio di finire in ospedale. Perché io vorrei sottolineare una cosa, che al di là di tante parole che si fanno intorno a questa pandemia, noi in questo momento che cosa dobbiamo fare?
dobbiamo tenere le persone fuori dagli ospedali, perché soltanto quando gli ospedali potranno ricominciare a servire i cittadini, a quel punto potrà ripartire il paese. Quindi è assolutamente importante che noi arriviamo prima dell'estate, così ci lasciamo anche un po' di lasco, a vaccinare tutta quella fascia di popolazione a rischio, quelli che finiscono in ospedale, perché il virus continuerà a circolare, cioè questo virus, mi dispiace dirlo, ma non andrà via. E quindi ogni tanto, quando l'immunità cala, si vedranno dei focolai, degli episodi. Bisogna fare in modo però che questi episodi colpiscano il meno possibile le persone che finiscono in ospedale. Allora, questo è il quadro. Diamo il benvenuto al direttore.